Quando abbiamo immaginato Preserving the Brain ci è stato subito chiaro che doveva riflettere la pluralità che abbiamo conosciuto in Human Brains, declinando al plurale il cervello. Ci siamo concentrati sulle malattie neurodegenerative, oggetto di questa terza fase che abbiamo definito Preserving the Brain, cioè che possiamo fare, cosa è in gioco quando dobbiamo cercare di proteggere il nostro cervello dal perdere la meraviglia delle sue abilità. Ci siamo rivolti agli istituti più prestigiosi al mondo in quest'area di ricerca. Ogni istituto si è occupato di una stazione di questo viaggio. Viaggio virtuale che noi facciamo nella scienza quando dobbiamo mettere a punto una nuova terapia. Il viaggio inizia con un'analisi sui meccanismi di queste malattie, evolve attraverso lo studio delle diverse fasi con cui la malattia si verifica nelle persone, passa ad avere e a darci un assaggio degli strumenti di cui oggi disponiamo per diagnosticare queste malattie ed infine approda alla fase delle terapie future e di quello che già oggi in qualche modo possiamo fare per migliorare l'evoluzione di queste malattie e ridurre il rischio che esse comportano. Preserving the Brain vedrà la sua conclusione con un convegno sulle malattie neurodegenerative che avrà luogo qui a Milano in Fondazione Prada. Il forum ha come obiettivo quello di riuscire a individuare delle traiettorie per cercare di risolvere i gap che ancora abbiamo. Abbiamo un obiettivo di cercare di comprendere dove dirigere i passi successivi e quale ruolo la Fondazione stessa possa avere in questo tipo di percorso. Nell'organizzare il convegno però ci siamo accorti quasi subito che la materia in discussione era enorme. Abbiamo ritenuto di arricchire il programma con una serie di workshop monotematici che avranno fisicamente luogo presso i diversi istituti che partecipano a questa impresa. Milano in questo mese sarà una specie di centro di irradiazione per quanto riguarda le malattie neurodegenerative, irradiazione di conoscenza bidirezionale, diffonderemo e riceveremo. Questo legame tra il forum che avviene a Milano e la sua mostra e i convegni che avvengono in tutti questi istituti credo che sia proprio il modo più appropriato per sottolineare la coralità di questo evento, di questa attività che è Preserving the Brain.